Buona Pasqua della settimana. Carissime amiche e amici di Abitare le Scritture e di Misericordia Televisione. Ci ritroviamo 8 giorni dopo, siamo nel capitolo 18 di Luca e in continuazione con quella che è stata la parabola che abbiamo meditato la settimana scorsa. Gesù si sta avvicinando a Gerusalemme, siamo in cammino, come ce lo ricorda spesso, quel cammino che lo porta a Gerusalemme. E questa volta Gesù porta i suoi discepoli e noi oggi a riflettere su un tema davvero interessante. La madre di tutti i vizi e il padre di tutti i peccati, l'orgoglio, quella presunzione umana che potrebbe lasciarci fuori dal regno. Ma noi davvero confidiamo nel Signore? Domenica scorsa con la domanda finale, ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede, cioè ci troverà in relazione continua con lui? Perché Luca ha imparato dal suo maestro, Paolo di Tarso, la salvezza è dovuta alla fede, nessuno di noi ha merito. Quant'anche avete fatto tutto, l'altra domenica siete servi acreoi, inutili, cioè avete fatto quello che dovevate fare. Non si fa quello che bisogna fare per avere un merito, un punteggio, una promozione. Dobbiamo imparare questa umiltà. E i due personaggi di oggi, il fariseo e il pubblicano al tempio, non solo rappresentano due modi di relazionarsi a Dio nella preghiera, ma rappresentano anche due modi diversi di vivere la relazione di fede. Ma noi siamo convinti davvero che il presumersi giusto ci salva o ci condanna? Noi dovremmo riflettere perché la salvezza non è qualcosa da meritare, ma è un dono da accogliere. Quando pensiamo di aver esaudito la legge, pensiamo di essere stati bravi a fare tutto quello che la legge ci dice, voi pensate che ci salviamo? La legge ci avvisa dove sta il peccato, ma non ci aiuta a salvarci. Ciò che ci salva è la grazia di Dio che noi non meriteremo mai. Perché Luca racconta questa parabola? Molto bello, proprio con il primo versetto, il 18:9. Luca dice: nei confronti di alcuni che confidavano di essere giusti e disprezzavano gli altri. È questo verbo che significa non tenere conto delle altre persone, non considerarle proprie. Vedete, chi si crede giusto, il Salmo 1 richiama i Rechaim, gli imprenditori di se stessi, chi si crede giusto non solo si mette al centro dell'attenzione, ma è portato a disprezzare gli altri. Non si aspetta nulla dal Signore, assomiglia un po' come il re Erode, che si crede potente, non ha bisogno di nessuno. Noi siamo davanti a due persone, il fariseo e il pubblicano, che sono davvero posizioni molto diverse. Da una parte c'è la presunzione di essere giusti di fronte a Dio, quello di pensarsi superiori agli altri. L'altro invece, davvero molto povero, presenta tutto il suo limite. Vedete, Gesù vuole convincerci che siamo un po' tutti sufficientemente presuntuosi e ricchi. Tutti abbiamo la capacità di escluderci dal regno, per cui dobbiamo stare attenti e vigilarci, e vigilare su noi stessi. La nostra umiltà sarà davvero riconoscersi che forse somigliamo più al fariseo presuntuoso che al pubblicano che resta nella sua umiltà. Perché la nostra povertà sarà riconoscerci davvero mettersi nelle mani di Dio, non come fa il fariseo. Siamo davanti a questi due modelli di fede, ma anche di preghiera, di relazione. Uno, il fariseo, sicuro di sé, del proprio io, di soddisfare tutto ciò che la legge gli dice, dall'altra parte il pubblicano, l'esattore, come era il nostro Matteo, il quale sente tutto il peso del suo peccato, non può confidare in se stesso.
dice di sé, si accusa e chiede perdono, si mette nelle mani di Dio. Vedete, sono belli questi personaggi perché poi tutto sommato rappresentano anche, sono, il fariseo rappresenta nella sua superbia tutti quei personaggi presuntuosi che si escludono dal rapporto con Dio. Dall'altra parte il peccatore, la povera gente, questi pubblicani, lontani da Dio. Ecco, noi dovremmo davvero meditare su tutto questo. Notate anche come Gesù introduce la parabola e poi come la conclude. Bisogna guardare il versetto 9 e il versetto 14, perché lì troviamo la logica del Signore. Siamo agli antipodi. E notate come Luca presenta il primo personaggio, fariseo, una guida, uno studioso delle scritture, è ritto in piedi, prega tra sé e sé e ringrazia Dio. Ringrazia Dio di non essere come gli altri, presume di sé della propria giustizia. È un giudice scrupoloso, è un giudice spietato nei confronti del prossimo. Io ti ringrazio, come comincia bene, ma poi finisce male. Io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri. E nemmeno come questo pubblicano. Evidentemente si è girato indietro perché il pubblicano stava dietro. Ma insomma, stai pregando, guardi gli altri. Notate quanto è forte questa topografia teologica. Luca ci fa vedere un personaggio che mentre prega a Dio si gira indietro a guardare il pubblicano. Inizia bene, ti ringrazio. Però dopo questo soliloquio è tutto centrato su di sé. Notate, la cosa terribile è che questo fariseo, non è che tutti erano così, ma questo fariseo, che un po' rappresenta anche noi, questo fariseo, tutto sommato, non si aspetta niente da Dio. Ecco la sua colpa più grande. Si aspetta tutto non da Dio, ma dal suo io. E dobbiamo notare. Notate che al capitolo 16, l'Evangelista Luca, nei versetti 16, 14, 18, il capitolo 16, in questi versetti, Luca ci aveva detto che questi tipi di farisei erano amanti del denaro, sbeffeggiatori, giustificano se stessi e si esaltano. Un quadro terribile. C'è molta ironia da parte dell'Evangelista nel presentare persone che sparlano degli altri e non vedono. Matteo direbbe guardano il fuscello nell'occhio del fratello e non vedono la trave che è nel proprio, un dito puntato contro gli altri e tre sono contro se stessi. Noi ce ne dimentichiamo. Vedete, per quanto le opere che il fariseo compie siano vere, diciamolo subito, il fariseo non dice una bugia, non dice il falso, anzi, lui va oltre la legge, addirittura fa 2 volte alla settimana il digiuno. Paga la decima non solo di ciò che vende, ma anche di ciò che acquista. Quindi il fariseo dice la verità. Osserva scrupolosamente la legge, ha un grande spirito di sacrificio. Quindi non si accontenta di quello che è il necessario per legge, fa di più. Dove sta il torto? Il torto sta nella sua ipocrisia, non tanto nell'ipocrisia, ma nella sua falsa giustizia, perché lui non confida in Dio, ma confida in se stesso. Quindi non è falso, però confida in se stesso, non si aspetta nulla da Dio. Anzi, addirittura lui crede di avere credito davanti a Dio, come se Dio gli fosse debitore. Non si aspetta la misericordia di Dio, non si aspetta la salvezza come un dono, ma tutto sommato, per il bene che egli fa, per come si adegua alla legge, lui si aspetta un premio. Ecco dove sta la madre di tutte le alterazioni. Quanto ci somiglia. Dobbiamo essere sinceri. Anche noi siamo spesso così. Addirittura lui fa risalire a Dio la sua giustizia. E questa consapevolezza poi si perde lungo la strada. Comincia con quel ti ringrazio e poi comincia col confronto che è giudizio degli altri. E li giudica duramente. È giusto invece chi si adegua alla volontà del Signore, chi la propria vita la conduce secondo il volere di Dio. Vedete, Luca vuole stigmatizzare un tipo di pietà che oggi noi possiamo riscontrare
nei devoti, nei falsi devoti, i bizzochi, come li chiamiamo loro, le bizzoche, quelle che credono che facendo questo saranno esaudite, quelle che pretendono da Dio ciò che chiedono, che non hanno capito che l'insistenza è figlia della confidenza. Invece no, insistono come se Dio potesse ascoltare i loro comandi. Quanti di noi somigliano a queste persone? E notate che mentre il fariseo è ritto in piedi e fa questa, ha questo atteggiamento e dice queste preghiere, il pubblicano invece Luca lo registra che sta lontano, non alza nemmeno gli occhi, si batte il petto. Oddio, sii benevolo con me, che sono un peccatore. Abbi misericordia di me, che sono un peccatore. Sta lontano. Lui sente che la propria condizione è negativa, non alza gli occhi come si fa nella preghiera, perché avverte che non sa nemmeno pregare. Si batte il petto perché sente con molta lucidità il proprio peccato. Chissà che non sia anche un po' sconfortato. Si rende conto di essere un poveraccio. Vedete, la sua preghiera somiglia molto a quella del Salmo 51 di Davide. Pietà di me, Signore, pietà di me. Contro di te io ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. E la grazia comincia così per farti prendere coscienza del male che hai fatto. Ecco, quest'uomo ricorda le suppliche dei salmi, corrisponde esattamente a quello che fanno i peccatori davanti al Signore. È bello questo ritratto del pubblicano, un uomo che è certamente peccatore, non è certamente un santo, assolutamente. Ma Luca vi legge un atteggiamento di resa, di umiltà, confida solo nel Signore. Lui sa che non può far nulla, è incapace, sa solo peccare. Signore, salvami. Non dice nemmeno i tipi di peccato e quanti ne ha fatti, perché sa che tutta la sua vita è veramente stato un peccato continuo. Ecco, guardate questi due personaggi antitetici, due modi diversi di pregare, ma sono due modi anche di vivere in modo diverso. Sono due stili opposti. Da una parte chi presume di sé, dall'altra parte chi si consegna al Signore senza chiedere nulla, se non perdono. Vedete, la parabola comincia con la preghiera, ma poi finisce col vivere, perché la preghiera rivela quello che sei. Dimmi come preghi e ti dirò come vivi, ma anche come vivi ti dirà come tu preghi. Perché quello che va raddrizzato nella nostra vita non è tanto la preghiera, ma il modo di vivere, come pensiamo a Dio, come ci relazioniamo a Dio, al prossimo, a noi stessi e agli altri. Ecco perché la parabola chiude con una sorpresa. Io dico a voi, questi a differenza dell'altro tornano a casa giustificati, il peccatore torna giustificato, riceve perdono dal Signore, perché chiunque si innalza sarà umiliato, invece chi si umilia sarà innalzato. Ecco, qui Gesù chiude la parabola, se volete la riapre, portando il punto di vista di Dio. Chi si sente giusto? Chi crede di essere già giusto torna a casa non perdonato, non giustificato, perché non ha un vero rapporto con Dio. Mentre il pubblicano, che però è un peccatore, effettivamente lui lo riconosce, torna a casa giustificato perché si è messo in rapporto con Dio, sapendo, ecco, sventolo una bandiera bianca, Signore, mi arrendo. Non ho nessun merito davanti a te, abbi pietà di me. Certo, il pubblicano, chiariamo bene, non è un modello di altruismo, di amore. Gesù, come al solito, ci fa vedere queste figure perché vuol far vedere che in questa persona, che è un corrotto, è una persona che non è altruista, ha fatto del male, però riconosce, riconosce la propria indignità. Si mette completamente nelle mani di Dio. Ecco l'atto di fiducia, un atteggiamento. Lo porta all'apertura, all'accoglienza di tutto quello che viene dall'alto. Lui sa che la salvezza viene dal Signore. Anche il samaritano, domenica scorsa è tornato, ricordate, l'altra domenica quando è tornato, gli altri 9 sono andati ad adempiere la legge, solo lui, samaritano, quindi un eretico, torna indietro, loda Dio a gran voce, si prostra ai piedi di Gesù, lo ringrazia, Eucaristeo. Mettersi nelle mani di Dio. Per cui
Ciò che Gesù oggi vuole dirci è che nel fariseo, che ci somiglia, ciò che è sbagliato è il suo modo di intendere Dio e anche la sua relazione con Dio, perché lui legge la relazione con Dio attraverso il proprio io, attraverso il proprio merito. Invece la vera umiltà è quella che ci dichiara il pubblicano. Tutto si aspetta dal Signore, non presume di sé, conosce e riconosce il proprio peccato. Veramente prostrato dalla constatazione di sapersi indegno, ma ha il coraggio di mettersi nelle mani di Dio. Tutto posso in colui che mi dà forza, ci ricorda Paolo. E allora il Salmo 33 oggi ci ricorda quella bella espressione: quanto è soave il Signore, gustate, beato l'uomo che a lui si affida. Una delle preghiere dell'ejaculatore più belle è quel Gesù: in te confido, a te mi affido, e soprattutto mi affido perché mi metto nelle tue mani, sapendo che tutto viene da te, perché tutto è dono, tutto è grazia. Quando si vive così, la parola, i sacramenti, il rapporto col Signore ci salva. Perché la salvezza viene da Dio, non viene dall'uomo. E quando riconosciamo la nostra indegnità, si cresce anche in umanità, perché il Signore così ci rende umili, sereni, tranquilli e ci fa relazionare a Lui. Possa questa parola di oggi giungere nel nostro cuore lo Spirito ci aiuti a vivere. Shalom e buona Pasqua della settimana. Sei qui davanti.